Valentina Foltrin, diciamo quasi match winner per una partita che è stata veramente bella. Buongiorno a tutti, intanto sì, è stata una partita molto combattuta, sia da parte nostra che da parte loro, entrambi volevamo i 3 punti, alla fine ne è uscito un pareggio con il mio primo gol maglia rossoblù. Sono molto contenta, soprattutto perché ci ha portato questo punto guadagnato e meritato sul campo. Meritato soprattutto perché in inferiorità numerica. Primo gol dicevi in campionato per te e lo cercavi da tanto. Sì, diciamo che inizio partita ho avuto l'opportunità per segnare subito, dopo un velo della Karin, però ho sbagliato io là. Però sì, lo cercavo da molto, finalmente è arrivato nella partita, una partita importante, diciamo. Comunque adesso dobbiamo continuare così perché abbiamo tante altre partite importanti. Subito a Pescara domenica nel recupero, quindi prepareremo la partita di Pescara questa settimana concentrandoci sui 3 punti. Anche se qualcuna mancherà per squalifica. Sì, mancheranno alcune giocatrici, però comunque siamo in tante, tutte importanti e quindi verranno sostituite al meglio. Allora, Laura Tamasella, Laura, è un Vittorio Veneto che ha un cuore enorme e non muore mai. Sì, oggi è stata una partita a altissima intensità e un buon ritmo. Sono state giocate buone da entrambe le parti. Secondo me un pareggio è il risultato giusto per quello che si è visto in campo. Però diciamo che entrambe le squadre hanno fatto bene tutte e due le fasi di attacco e di difesa, e quindi è stato secondo me anche un bello spettacolo per il pubblico. Pubblico veramente importante oggi per questa partita di cartello. Veniamo un attimo ai due episodi che potevano magari condizionare. Poi alla fine si è rivelato per il Vittorio Veneto magari un bene, me lo direi te. Quei due gialli magari su Prost e il secondo giallo e l'espulsione di Daros. Sì, non mi metto adesso a criticare le scelte dell'arbitro, però diciamo che a parità di fallo, secondo me la munizione poteva starci anche per la Prost. E la nostra, io non ho visto bene, però non sembrava da munizione. Sembrava Comunque, quasi fosse inciampata da Ross. sì, infatti, comunque a fine partita possiamo solo dire che va bene così adesso e non guardare gli episodi che poi non hanno alla fine condizionato il risultato. Però diciamo poi è venuto fuori un attimo di grinta in più forse per questo Vittorio Veneto che ha portato al pareggio. Sì, ci siamo unite ancora di più se possibile. Abbiamo fatto di tutto per lottare su ogni palla e alla fine si è visto perché anche se una in meno eravamo in 4 in aria al momento del gol. Quindi non desidero di più, insomma, da una squadra che vuole lottare per certi risultati. Domenica c'è il Pescara, il recupero di questa giornata, però mancherà Tomasella e Daros. Sì, avremo delle assenze, però possiamo dire che tutte le nostre compagne sono allo stesso livello per poter competere con tutte le compagini che avremo d'ora in poi. Adesso saranno in pratica 10 finali che dovremo affrontare tutte con la stessa mentalità con cui abbiamo affrontato la partita di oggi. Grazie Grazie Laura. Perfetto. a te, ciao. Allora, Mister D'Astolfo, che sentiamo dopo in cronaca, ha detto: non mi aspettavo quel gol in quel momento da parte del Vittorio Veneto. Sì, io credo invece che ancora una volta questo Vittorio ha dimostrato di avere oltre che qualità anche carattere. E, io ripeto le parole che poi ho detto alle ragazze prima della partita, quindi senza nessun poi modo di capire come poteva andare la gara oggi. Io ho detto loro che sono veramente orgoglioso di allenarle, quindi confidavo in una prestazione maiuscola e così è stato. Un Sassuolo veramente in palla, poi ci ha messo in difficoltà, ma ripeto, io credo che questo sia uno spot per il calcio femminile. E loro avevano qualità, l'hanno dimostrato, però noi abbiamo ribattuto, credo, con i nostri mezzi, credendoci fino alla fine, e poi credo che il risultato alla fine sia giusto e sia anche meritato poi il nostro pareggio. Diciamo forse magari un tempo per parte. Dopo il gol del Sassuolo c'è stata subito dopo 5-6 minuti la risposta del Vittorio Veneto con Tomasella. Nel secondo tempo il Sassuolo ha abbassato un attimo il ritmo, è venuto fuori il Vittorio Veneto. Diciamo che c'è un episodio dubbio su quel doppio giallo su Prost, poi però è arrivata l'espulsione da Ross. E da lì magari il Vittorio Veneto è cambiato in qualcosina in più, di grinta magari. Questo Vittorio Veneto non muore mai.
Sì, hai detto bene. Poi, se analizziamo la gara nel suo complesso, io non ho contato tantissimi gol, né da parte, Occasioni pardon, occasioni da gol né da parte loro né da parte nostra. Quindi vuol dire che le due squadre comunque hanno cercato di giocarla, forse le difese hanno prevalso un attimo di più sulle giocate degli avanti. E poi il caso dell'espulsione, secondo me, ha galvanizzato, secondo me, la nostra voglia di rimetterci in partita. Per contro, vedi, Perugia, poi noi abbiamo perso una partita essendo dalla parte opposta. Quindi, ripeto, il fatto di trovarci in 10 ci ha galvanizzato, abbiamo tirato fuori quelle energie magari un po' sopite e siamo riusciti comunque a pareggiare, ripeto, meritatamente. Diciamo che per contro per il Sassuolo che magari avendo infoltito il centrocampo magari pensava di portare a casa la partita così. Sì, sicuramente. Poi loro hanno tentato di farla girare, ma come il calcio insegna, non sempre chi è in superiorità numerica poi porta a casa il risultato. E quindi, ripeto, noi abbiamo cercato anche di mettere palla sopra, saltando il loro centrocampo di qualità. Abbiamo trovato il gol probabilmente nel momento in cui ci abbiamo creduto qualcosina di più e siamo riusciti poi a portarla a casa. No, niente, io vorrei un attimo così, spendere due parole per chi oggi si è fatta male. Spero che Manzon non abbia riportato niente di grave, anche perché comunque stavo dando il suo contributo. Aspettiamo un attimo gli accertamenti e, insomma, in settimana cerchiamo di leccarci un attimo le ferite per ripartire. Anche perché c'è la sosta per noi, perché c'è il recupero di Pescara con qualche difficoltà numerica, vedi espulsioni in chi nazionale. Sì, c'è chi è impegnato in nazionale, chi è squalificato, chi deve scontare la squalifica, ma ripeto, io lo dico col sorriso, io sono un mister fortunato perché ho a disposizione una rosa veramente valida, quindi credo che, anzi sicuramente andremo a cambiare qualcosina, ma riusciremo comunque a fare squadra, lo stesso anche per domenica prossima. Siamo con Mister D'Astolfo. Mister, penso che oggi questa Serie B dimostri ancora di più che bisogna giocare e crederci fino al 95esimo. Sì, è stata una bellissima partita sotto il profilo agonistico, una partita intensa con tanto ritmo. Insomma, una bella partita che secondo me se ne vedono poche in Serie B di così alto livello. Questo è merito di tutte e due le squadre che hanno affrontato la partita a viso aperto cercando di vincerla. E questo è uno dei motivi per cui è uscita fuori una partita che credo abbia così soddisfatto il pubblico presente. Che era davvero numeroso. Molto numeroso, anche i nostri tifosi sono accorsi in massa, questo mi fa molto piacere perché davvero averli vicino, insomma, è stato un sostegno molto importante per noi. Per il secondo tempo ti sei protetta con la superiorità numerica, poi hai abbassato un po' il ritmo della tua squadra, però poi è arrivato il gol del Vittorio Veneto. Sì, credo che il gol, almeno così, dalla panchina io l'ho vista così, poi. Credo che il gol sia arrivato nel momento, diciamo, meno in cui me l'aspettavo meno, sinceramente, perché nella gestione della palla, a mio parere, abbiamo fatto un pochino più fatica nel primo tempo, in realtà, perché di solito la squadra gioca molto la palla e nel primo tempo in alcuni frangenti siamo andati un po' in difficoltà, mentre nel secondo abbiamo iniziato a gestirla meglio, insomma, poi con l'episodio un po' ci vede penalizzati, ma non cambia comunque il giudizio sulla prestazione della mia squadra, che credo che abbia fatto una buona prestazione, il massimo di quello che poteva. Quindi sono soddisfatta. Dicevi di una penalizzazione, diciamo che quel doppio giallo magari a Prost poteva starci come c'è stata l'espulsione per il Vittorio Veneto magari. Cosa ne pensi? Sinceramente in panchina ho talmente tante cose a cui pensare che l'ultimo mio problema è l'arbitro, nel senso che ognuno fa il suo mestiere, quindi se anche avesse sbagliato qualche valutazione, credo comunque sempre in buona fede, così come sbagliamo noi le valutazioni della panchina o le ragazze le giocate in campo, insomma, non credo mai che gli arbitri incidano sulle partite, se non con errori che ci possono stare, perché è umano, così come ci stanno i nostri errori. Insomma, poi su alcune valutazioni posso avere la mia idea, però credo che alla fine,
grandi, insomma, grandi decisioni errate io oggi sinceramente non le ho viste, poi non lo so, ognuno naturalmente poi vede la partita in modo diverso. Ultima domanda, ci eravamo la serie all'andata con un Sassuolo che stava ancora immagazzinando gioco e diciamo un po' di, come posso dire, di gioco, macinando un po' di gioco, insomma. È sicuramente un Sassuolo che è cresciuto in tutto l'arco di questo campionato fino ad ora. Sì, noi siamo cresciute tanto, già nella partita con l'andata, con il Vittorio Veneto, credo che la squadra, insomma, credo che abbia perso una partita immeritatamente, insomma lo confermo ancora oggi perché sì, forse il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto per il gioco espresso in campo. La squadra è cresciuta tantissimo sotto il profilo del gioco, nelle individualità, insomma, abbiamo avuto a mio parere molta sfortuna perché tante tante ragazze infortunate, questo è pesante soprattutto a livello psicologico perché oggi in tribuna ne avevamo sei e è evidente che anche diciamo, il percorso è stato un po' sfortunato da questo punto di vista. Per il resto tutte le ragazze che sono scese in campo, comprese quelle di oggi, mi hanno soddisfatto pienamente perché siamo una squadra secondo me di buon livello che sta crescendo e che potrà continuare a crescere, soprattutto perché non abbiamo mai cercato alibi, non ne abbiamo mai parlato, nessuno ci ha anche neanche mai fatto delle domande su questo, neanche tu, quando comunque tutti sanno che siamo venuti qua con sei elementi in meno, ma credo che in campo non si sia visto. E questa è la cosa davvero che mi dà più soddisfazione perché significa che il lavoro che stiamo facendo tutte insieme è un lavoro positivo e quindi mi dà fiducia per il futuro. Grazie mister, in bocca al lupo. Grazie a te, in bocca al lupo a voi.